La prima cosa che voglio dire rispetto al referendum, che è stato citato, al referendum sulle trivelle, e del fatto che l'AGCOM aveva dato un parere sul fatto che i delegati regionali, che erano coloro in questo caso che sono stati i propositori del referendum, non potessero andare a difendere le ragioni del sì. Però questa mattina in vigilanza RAI abbiamo approvato una delibera che dice esattamente il contrario, ovvero i delegati regionali, perché le regioni sono costituzionalmente enti preposti alla richiesta di un referendum, potranno andare in tutte le televisioni a far valere le proprie ragioni. E oggi l'AGCOM si dovrà ricredere perché si adeguerà a una legge del Parlamento fatta dalla Commissione di Vigilanza proprio questa mattina. Questo è per dare una notizia rispetto a un fatto che è successo proprio questa mattina. E la relatrice poi del provvedimento è Mirella Liuzzi. Vi do qualche numero perché di solito non si conoscono, noi abbiamo pubblicizzato un po' in tutti i modi di attuare una trasparenza nell'azienda di servizio pubblico e vi do qualche numero. La RAI fino a poco tempo fa raccoglieva circa 1 miliardo e 750 milioni di euro di canone. E molti? No, No, stavo no, no. respirando. Pochi. E circa un 600-700 milioni di introiti pubblicitari, più delle altre commissioni percentuali sulla vendita dei film o sulla produzione di fiction che poi venivano vendute all'estero. Quindi, insomma, è un bel po' di soldi che la RAI incamera. Nello scenario che ho sentito anche con la direttiva europea, un discorso molto interessante del professore. Lo scenario che si apre è uno scenario molto complesso, perché noi oggi abbiamo una convergenza di tutti i sistemi e possiamo chiamare una convergenza di sistemi all'interno magari di una smart TV, come oggi abbiamo il telefono, uno smartphone. E nella smart TV c'è tutto. Abbiamo la RAI, abbiamo Sky e abbiamo Netflix. Allora, quando noi accendiamo una Smart TV e ci sintonizziamo sulla RAI, la RAI per esempio deve per forza investire una parte dei suoi introiti in produzioni indipendenti. Poi passiamo a Sky e Sky deve per forza mettere un tetto alla propria pubblicità. Poi passiamo a Netflix e magari non ha nessun tipo di legislazione regola, ma si trovano esattamente nello stesso contenitore. Anche per questo, per cercare di toccare un po' tutti i punti di cui hanno parlato i relatori, io sono molto d'accordo nel provare a trovare una nuova forma che va oltre anche la stessa direttiva, ma un New Deal dove riusciamo a ripensare al sistema ed essere molto più lungimiranti. Perché che cosa succede all'interno del Parlamento, secondo me, europeo e dei Parlamenti italiani? Che non esiste più la contemporaneità della legislazione. Che significa contemporaneità della legislazione? Io oggi inizio a parlare di una legge, a discutere una legge, faccio una legge, ma il tempo che intercorre tra l'idea di una legge e l'applicazione di una legge non è già più contemporanea col mondo attorno. E il mondo attorno mangia il Parlamento. Quindi se Google all'improvviso scopre, studia e butta un nuovo algoritmo fuori, tutto quello che magari noi abbiamo fatto nel Parlamento in un anno è già vecchio. E la riflessione da fare è proprio la contemporaneità del processo legislativo rispetto alla contemporaneità che si muove attorno. E spesso è sfalsata. E questo è un limite dei Parlamenti, ed è un limite che io vedo nel Parlamento italiano. Un grandissimo limite che va risolto, perché il Parlamento oggi sembra gestito come idea da 4-5 avvocati, cioè potrebbe essere quasi gestito da 4-5 avvocati che cercano di fare le leggi nell'attuale, mentre noi dovremmo riuscire a viaggiare e a lavorare con idee molto più avanzate, sempre molto più in alto, volare alto, cercare di cogliere il futuro, interpretare i bisogni del futuro e cercare di capire cosa può succedere e cosa può avvenire. Il Parlamento dovrebbe essere molto più filosofico, molto più
all'avanguardia col pensiero e con le idee, quell'avanguardia deve essere poi tradotta in legge, magari da un altro organo. Sto facendo un po' di, anche di, in questo caso, di fanta legislazione, fanta politica, però è i limiti che io da 3 anni in Parlamento, e sono da 3 anni in Parlamento, trovo. Altro punto fondamentale, ritornando alla RAI, al servizio pubblico. Io credo che il servizio pubblico in Europa sia centrale, è molto importante. Ma perché è molto importante? Perché andiamo verso una totale privatizzazione dei, non dico neanche più dell'informazione, ma dei contenuti. E non ci dobbiamo dimenticare che la nostra forbice tra ricchi e poveri è sempre più ampia, sia in Italia sia in Europa, il che significa che poi anche alla televisione, quindi all'accesso ai contenuti, chi ha i soldi magari ha degli ottimi contenuti, va a vedersi i telefilm su Sky, va su Netflix a pagamento. E questo non è possibile se poi dall'altro lato abbiamo una televisione dove magari accedono tutti, ma a scarsi contenuti, scarsa qualità, e ci sarebbe così un divario troppo forte anche tra la formazione e la cittadinanza, che chi ha accesso ai soldi ha accesso ai contenuti, magari di alta qualità, e chi non ha accesso ai soldi, non ha accesso a un reddito per vari motivi, non ha neanche accesso ai contenuti e quindi non ha neanche l'opportunità di avere una visione diversa del mondo o godere di qualcosa di più positivo. E allora è per questo che oggi il servizio pubblico deve essere centrale, e il servizio pubblico centrale deve essere per forza indipendente, per forza, perché per produrre contenuti di alta qualità all'interno del pubblico, il servizio pubblico deve essere lontano da conflitti di interesse, lontani da lobby che premono per far produrre alcuni contenitori e lontano dai partiti che vogliono una informazione asservita e il governo vuole un'informazione asservita. Quindi la tutela dei più deboli in Europa passa anche attraverso il servizio pubblico. E allora noi come lo vogliamo considerare questo servizio pubblico? Questa è la grande domanda. E secondo me va considerato come un bene comune, alla pari, alla stregua degli altri beni comuni, perché l'informazione in senso ampio è un bene comune, i contenuti che possiamo tutti condividere in senso ampio, che sviluppa la società in modo libero, è un bene comune. E perciò la RAI, ma il servizio pubblico più che RAI, è come l'acqua, deve essere un patrimonio e un bene comune che insieme gestiamo in una forma libera. E questa è la cosa grave che sta succedendo, che con l'ultima riforma della RAI fatta da questo governo andiamo esattamente nella direzione opposta, perché per la prima volta nella storia d'Italia l'amministratore delegato con pieni poteri viene scelto senza alcun tipo di cuscinetto dal governo, ovvero dal Presidente del Consiglio, e questo binomio significa un asservimento sicuro, perché anche se tu scegli una persona che può essere più brava, più in gamba, illuminata in qualche modo, ci avrà sempre una sudditanza in qualche modo psicologica con il governo, e questo non è possibile. E se oggi andiamo a vedere in modo allargato la legislazione dei paesi in Europa sulla televisione pubblica, vediamo che solo 3 paesi oggi hanno una legislazione simile all'Italia. I primi 2 erano la Moldavia e l'Ungheria, che erano già stati richiamati dalla Commissione di Venezia e dalla Corte dei diritti europei dell'uomo. Poi si è aggiunta la Polonia, prima si è aggiunta l'Italia, poi si è aggiunta la Polonia, che sceglie direttamente il suo amministratore delegato con nomina governativa. E quando qui in Europa tutti si sono alzati dalla sedia dicendo questa cosa non è possibile, il premier polacco ha risposto: ma noi non abbiamo fatto niente di diverso dall'Italia. Questa è stata la risposta del premier polacco. Sono d'accordo, come si fa a cambiare in meglio la RAI? E il discorso è il percorso che stiamo facendo da circa 3 anni, ovvero attuando una trasparenza maggiore, facendo una riforma che vada nel senso di scegliere persone, e l'abbiamo presentata questa riforma, indipendenti, competenti e onorabili all'interno del Consiglio di Amministrazione, che non devono niente a nessuno. Questo è un'azienda che la puoi cambiare esclusivamente dalla testa, e man mano va a scendere. Questo è molto
è molto importante. E ora in questo momento abbiamo avuto una legge in Italia che va nell'esatto opposto. E poi bisogna applicare una grande trasparenza su tutti i processi e tutti gli atti che la RAI fa. E un altro punto che non c'è dubbio è centrale, io penso che un servizio pubblico deve sempre, sempre diversificarsi da un servizio commerciale. Io devo sempre capire perché sto pagando il canone rispetto al fatto perché non lo sto pagando a un altro tipo di televisione. E allora per fare questo non c'è dubbio che la pubblicità non ci può essere. La pubblicità va abolita, si fanno i soldi, si fa la televisione, si elaborano i contenuti con i soldi che versano i cittadini perché vogliono l'elaborazione dei contenuti liberi. Cioè il canone in sé per sé non è un qualcosa di sbagliato perché significa che dai cittadini va un finanziamento diretto alla radiotelevisione pubblica perché loro sono gli azionisti e vogliono essere tutelati da altro tipo di informazioni, vogliono anche con la bolletta elettrica, ma l'importante è che non ci sia la pubblicità. A me non piace, ho contestato con la bolletta elettrica, però il punto è, io pago per avere una radiotelevisione libera e pago per questo. Nel momento in cui non la ho, allora non ha senso neanche pagare il canone, ma la lotta è cercare di fare una televisione pubblica e una radiotelevisione pubblica di qualità, un web della RAI pubblico di alta qualità e di grande autorevolezza, perché ve lo dico, come ha detto anche Piero Ricca, negli ultimi 15 anni la RAI ha perso tutti i treni che passavano attraverso il web, sono piattaforme vecchie, non integrate tra di loro, dove sono stati sperperati soldi e soldi di denaro pubblico, che è stata un'emerita vergogna per il paese. Oggi ci troviamo ancora ad avere un architrave della web, storia della RAI che è davvero vergognosa. E spero che ci mettano mano il prima possibile perché c'è stato uno sperpero di risorse davvero pazzesche. Quindi per sintetizzare, poi magari facciamo un secondo giro, servizio pubblico in Europa è centrale ed è molto importante perché può salvaguardare tutti quei cittadini deboli che non hanno accesso a dei contenuti a pagamento. Bisogna cercare di, secondo me, andare oltre una semplice direttiva che poi passerà ancora del tempo affinché i parlamenti nazionali la applicano, quando poi il mondo arriva con qualcosa di nuovo e noi siamo già arretrati, ma riuscire a guardare molto più avanti e fare una legislazione organica dove all'interno possano essere messi insieme, ma insieme idealmente come legislazione, secondo me, gli esempi che vi ho fatto, Netflix, Sky e il servizio pubblico. Servizio pubblico senza pubblicità, finanziamento diretto da parte dei cittadini per essere tutelati e nuova legge per far sì che il Consiglio di amministrazione della RAI sia davvero e di comprovata indipendenza. E da lì elaboriamo un nuovo mondo e rendere il servizio pubblico patrimonio comune come se fosse l'acqua pubblica.